Continuano le indagini a Tokyo sulla collisione a terra tra due aerei avvenuta all'aeroporto di Haneda, che ha causato la morte di 5 persone. L'aereo della Guardia Costiera giapponese che martedì 2 gennaio si è scontrato con un aereo passeggeri all'aeroporto Haneda di Tokyo non aveva il permesso di entrare sulla pista. È quanto risulta dalle comunicazioni del controllo di volo pubblicate dal Ministero dei Trasporti giapponese. Nella trascrizione delle comunicazioni non c'era nulla che potesse essere considerato un permesso di accesso alla pista. Il capitano del velivolo della Guardia Costiera, unico sopravvissuto dei 6 membri dell'equipaggio che erano a bordo, ha invece detto di avere avuto il permesso di entrare sulla pista e anche quello di decollare. Nei verbali delle comunicazioni tra i controllori del traffico aereo e la compagnia che ha operato il volo commerciale, la Japan Airlines, non c'era nemmeno alcuna indicazione di un ritardo nell'atterraggio, per cui gli esperti sottolineano che è possibile che entrambe le parti non fossero a conoscenza della presenza di un altro aereo sulla pista. L'impatto ha provocato una grande esplosione e l'aereo della Japan Airlines ha preso fuoco prima di fermarsi. 5 dei 6 occupanti dell'aereo della Guardia Costiera sono morti, mentre il pilota è gravemente ferito. Secondo il ministero, dalle trascrizioni è emerso che non c'era nulla che potesse essere considerato un permesso di accesso alla pista. L'ipotesi più plausibile dunque è quella di un malinteso tra la torre di controllo e il pilota dell'aereo della Guardia Costiera, che potrebbe aver confuso le indicazioni ricevute immettendosi sulla pista d'atterraggio nonostante non avesse mai ricevuto l'ok. Resta da capire perché le misure di sicurezza previste negli aeroporti per evitare intrusioni sulla pista non abbiano funzionato. Gli operatori della torre di controllo, così come il pilota della Japan, si sarebbero accorti dei fatti solo quando il dramma si era ormai consumato. Lo scontro è stato inevitabile. Dopo l'impatto entrambi i velivoli si sono incendiati. Le procedure di evacuazione per fortuna hanno funzionato perfettamente scongiurando una tragedia di dimensioni enormi. La dinamica del disastro aereo ricorda altri incidenti noti, ad esempio quello avvenuto l'8 ottobre del 2001 all'aeroporto milanese di Linate. Anche in quel caso il pilota di un piccolo aereo, un Cessna Citation CJ2, comprese male le indicazioni della torre di controllo immettendosi sulla pista di atterraggio senza autorizzazione. L'aereo venne poi travolto dal volo di linea McDonnell Douglas MD-87, che era in fase di decollo. I morti furono 118.